Proseguiamo con Paolo Febraro. Ciao Paolo, accomodati. Paolo Febraro, romano, ha esordito con la silloge Disse la voce, compresa nel volume collettivo Poesia Contemporanea, quarto quaderno italiano di Guerini, pubblicato nel 1993. I suoi libri di poesia sono Il secondo fine, Marcos i Marcos nel 99, Il diario di Caspar Hauser, L'obliquo 2003 e Il bene materiale con Shea Wheeler nel 2008. Poi svolge un'attività di saggista e di critico. Ha curato la raccolta dei poeti italiani della voce per Marcos i Marcos nel 98 e i volumi La tradizione di Palazzeschi, Gaffi nel 2007 e poi Saba, Umberto, Gaffi nel 2008 e infine la poesia di Primo Levi, Zona Franca nel 2009 e poi da anni dirige con Giorgio Manacorda un annuario critico di poesia. Paolo, prima di ascoltare la tua poesia, leggevo perché poi in questi giorni ovviamente ripasso un pochettino anche tutto quello che voi dite, perché prima perché mi nutro e mi alimento io stesso, ma poi anche perché mi serve per utilizzarlo. E allora mi ha colpito una frase, tu ad un certo punto, non so se hai detto o hai scritto, ora non mi ricordo, ma hai detto: un poeta non può più essere un ingenuo. Ecco, mi vuoi spiegare meglio, ci vuoi spiegare meglio, perché un poeta oggi non può più essere un ingenuo? Ma guarda Vincenzo, qualche giorno fa, parlando con un amico che rievocava la prima volta mi aveva incontrato, mi ha detto, conoscendoti, parlo di una cosa che mi ha detto lui, quindi sì. Mi ci fai pensare tu in questo istante, conoscendoti ho capito la differenza fra un ingenuo e un candido. Cioè tu sei davvero un candido, non sei però ingenuo. Nel senso, forse c'è una volontà a volte di mantenersi candido in un mondo così, ma non c'è più la possibilità di essere davvero ingenui. E poi forse in quell'occasione mi riferivo anche alla funzione un po' paradossale di uno scrittore che è sia poeta sia critico di poesia, e la poesia degli altri e inevitabilmente anche della propria. Del resto, vuol dire, quando un poeta scrive è un ispirato, quando un poeta pubblica è un intellettuale. E quindi non può essere ingenuo, deve capire ciò che ha scritto, deve scegliere ciò che ha scritto, deve comprenderlo davvero, prima augurandosi che gli altri poi lo aiutino, i critici, i lettori, a capire certo. Ancora di più se stesso. Quindi non si può più essere ingenuo in un mondo così complesso. Non si può esalare poesia, la si può produrre per vie misteriose, ma la si deve, secondo me, pubblicare, che è un atto politico, no? In senso ampio, certo. Con un senso critico e una proiezione di identità anche pubblica, che per me è irrinunciabile, anche nella figura dell'idiota, diciamo così, che ho costruito, inventato, ritrovato nella letteratura, nell'ultimo saggio uscito qualche mese fa. Per le lettere. Scusami, sì, infatti no, non era proprio quello, diciamo, sull'idiota. È un lavoro di molti anni che in qualche modo... Sì, mi rappresenta, insomma, al di là poi questa idiozia, l'idios di fatto dal greco è l'uomo che fa per se stesso, ma ovviamente un uomo che fa per se stesso deve tener conto della società, dei suoi ingombri, delle sue spinte, delle sue oppressioni, e quindi mantenersi candido, insomma, non so se ci riesco, spero, ma insomma è un'arte, è diventata un'arte anche quella, probabilmente un'arte difficile. Sì, beh, candidi poi oggi è veramente impossibile. Cosa ci leggi, Paolo? Io vi leggo qualche poesia del bene materiale, sì. E poi qualche poesia di una silloge molto più breve che è uscita un paio d'anni fa. Sì. Deposizione per la lieto e ho portato anche qualche piccolo inedito in volume, perché in realtà poi Luigia Sorrentino l'ha accolta queste poesie nel suo blog per la Rai, sì. Il suo blog molto, molto bello, quindi sì. Sono parzialmente inedite, lo sono soltanto in volume. Sì, nella sua sezione opere inedite. Esatto. Sì. Comincio con una poesia che, con cui,
che ho scritto esattamente 20 anni fa, diciamo così, proprio all'alba della mia poesia adulta, diciamo così, nel gennaio del 1992. Mm-hmm. E quindi la leggo anche un po' per festeggiarla e per vedere che sensazione fa. Disse la voce: sono colui che tolse il senno a Kant e gli occhi a Omero. Fu io che volli incerti i tratti al padre di Amleto. Sono io la febbre irresponsabile che colse Alessandro, il sogno felice che scatenò Attila e lo sguardo traverso che tradì Orfeo. I piani di battaglia sussurrai al vincitore di Waterloo. Leonardo tormentai col più folle degli amori. Con sfavillio di fuoco persi nel buio ad Alessandria secoli di parole. Corsi sulle 33 lame che vollero rosse e famose le idi di marzo. Per invidia ho operato, con fredda intelligenza. Ora me ne vado, in un luogo né bianco né nero, al riparo da ogni profumo e da ogni pensiero. Demone, vipera, serpe, debole amante del nulla, a te sia dato, infido, l'irrevocabile oblio. Non chiamarmi diavolo, uomo, sono Dio. Un'altra poesia fra virgolette come la precedente. Buongiorno, mi dia tre etti del cadavere di un manzo, però mi raccomando che sia di quello che non ha sofferto andando al macello, del più sciocco, fidente o soprappensiero, cui l'ultimo muggito non abbia striato la carne d'incubo e maledizione contro la nostra biblica autorità e autorizzazione. Un bel vitello con la nervatura non ostionata dalla memoria di un cancello, che stia bene col brodo leggero, la frutta di stagione e l'aroma del vino novello. Mi dia di quello. E ora, più recente, deposizione. Do testimonianza, metto a verbale, che un tempo si cantava per lo specchio, tardava o ci ammalava primavera, le donne si compravano coi cuori, notte, tramonto e sera stavano per la morte, di amori era sintomo il giorno e cecità, del mare affermo la materna crudeltà, dell'albero la piega taciturna. Visto e approvato ciò che qui fu legge, piango, lo scordo e depongo nell'urna. Questa si intitola Pietà ed è un tentativo di descrivere ciò che Gesù di Nazareth vede dall'alto paradossale alto della croce. Pietà. Dal tuo mancamento emerge la scena. Sono in piedi, già ordinati, presidio disarmato in compunzione, chiusi a sipario. I loro sguardi trapassano, ti fanno celeste e impiccano a un simbolo destinato. Salvano un'anima a ogni mezzo respiro, che insieme a un altro non ne fa più uno. Vedi che i graal, le sindoni, le croci daranno corpo a te che ti prosciughi. Se la pietà di un sottufficiale ti accorcia la fine rompendoti i ginocchi nella tua mente come un'ostia, gli schierati si voltano per non vedere, negheranno, ti vogliono inconsutile per intero, dormono ai fianchi i due ladri e smette da destra la voce. Tu piangi il padre, il senso e l'abbandono. Reggono all'eco dell'ultimo strazio, chiudono il giorno al rintocco del tuono. E ora tre inediti, appunto, quelli che vi dicevo, che si intitolano tutti e tre Cassandra.
E sono davvero gli ultimi nati, quindi davvero questo pomeriggio ho cominciato con la prima e finisco con provvisoria ultime sì. poesie. Tre poesie in cui parla, tra virgolette, come spesso mi capita, Cassandra. La poesia è inutile perché è inutile predire il presente. La città vuole giacere ingombra di precise rovine, mobili ancora, quando già il sonno diroccato le abbraccia. Ah, la fanciulla che chiude gli occhi, la notte, e dal mattino per gli stessi pensa di vedere. E cosa se non fosse intrisa come me dei minerali miei sogni? M'inoltro diurna fra quotidiani ciechi, li scanso all'ultimo ferendomi ai loro ferri da lavoro, donna di esatta pazzia, invendicata dalla tenerezza. Cassandra ancora. Arse le palpebre dal rogo greco, volto di calce, sono sola e moderna, ho visto troppo. Roseo, di guance, un viaggiatore astuto, si dirà cieco della mia veggenza e ritmerà di eroi e bronzo e dei per banchetti, popoli e ginnasi. Splendore rinato di sillabe, in me si spoglia e sogni neri. Da questo attrito usata e smessa, materia e ombra di visite future. Cassandra ultima. Sposa di terremoti, dissennata frattura, non so se prima o dopo fu il gravido cavallo di Odisseo o il libero dominio che accatasta milioni. Ma vedo e non sono più folle, ma entrata in un destino, docili guardie ai contorni, mia santa diminuzione. E intanto che la storia mi convince di mura e abbracci e seme, la terra suggerisce, a terra insieme. Grazie. Grazie. Grazie Paolo. Grazie a te. Grazie Paolo, ci vediamo dopo.